Al box, dopo che hanno visto com'era tornata la Ducati ufficiale, mi hanno chiesto di starci attento perché insomma la moto gli servirebbe. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su MotoGP 22, bentornati dal nostro Ivano Stoner. Come vedete lì dietro non c'è una Moto3 e questo perché questa settimana tutte le case che partecipano al Moto Mondiale hanno indetto una giornata di test per tutti i piloti della Moto3 insieme ai piloti della MotoGP per vedere se scovano qualche talento. Quindi ci ritroveremo tutti a Red Bull Ring e il nostro Ivano Stoner ci avrà modo di farsi un po' dei giretti con tutte le MotoGP per vedere quella con cui c'ha più feeling e quella con cui si esprime meglio. Chissà mai che una di queste case decida di prenderlo direttamente in MotoGP senza fargli finire neanche la stagione in Moto3. Questo non lo possiamo sapere, andremo a vedere come ci comportiamo. Correremo a Red Bull Ring, faremo qualche giretto, così insomma proveremo un po' tutte le moto, anche per vedere se queste moto hanno una differenza solo estetica o effettivamente hanno una differenza di comportamento in pista. Ovviamente questa differenza ce l'hanno, però l'andremo a analizzare mentre ci giriamo. Ora, la prima che ha chiesto informazioni su Ivano Stoner è stata proprio la Ducati nel team di Gresini. Ok, ecco il nostro Ivano Stoner che esce dalla corsia dei box, ci facciamo qualche giretto per sentì come va questa Ducati. Per noi sarà pure difficile capire i punti di frenata perché mentre conosciamo abbastanza bene Red Bull Ring, sinceramente con le MotoGP ci abbiamo girato veramente poco. Sicuramente fanno più differenza i freni rispetto alle Moto3, soprattutto che vanno fatte scorrere tantissimo. Su queste qui invece devi frenare, ma frena forte perché sono dei proiettili che erode. Come qualcuno me l'ha chiesto, vi ricordo ragazzi che questa carriera qui corriamo tutto in manuale, quindi freni separati, ovviamente manuali, cambio manuale, ed attivo automatico non c'è nulla. Questa qui devi cercare di riuscire a fermarla se ci riesci, possibilmente restando in piedi. Il nostro Ivano Stoner c'ha voglia di impressionare i vari team della MotoGP, quindi vorrei cercare di esagerare senza esagerare, che è un po' complicato. Comunque i primi metri con questa Ducati non so male, il feeling è buono, la moto c'ha abbastanza velocità, non scende in piega. Un buon allungo, anche se decisamente macchinosa nelle manovre strette. Comunque devo dire che sta Ducati seguita decisamente bene, sinceramente ragazzi. Ora, per chi viene dal mondo delle quattro ruote, capì come guidare con una MotoGP è difficile, perché con le moto purtroppo non puoi tirare staccate come tireresti in macchina, sperando poi di fermarti, perché con le moto se non freni al momento giusto non freni e poi o vai dritto o vai per terra, non è che ci sono altre opzioni. Sono riusciti a mettere insieme dei colori che sembrerebbero un cazzotto dentro un occhio, invece devo dire che a vederla poi abbastanza bella. Passiamo al box accanto, Ivano Stoner sale sulla Ducati ufficiali. Allora, il sound mi pare molto molto simile sinceramente a Ducati quell'altra, ma perché alla fine il motore è molto simile, giustamente. Sì, confermo ragazzi, sinceramente, ecco appunto, sono andato per terra, sta moto frena meno. Oh, ripeto ragazzi, il setup è quello standard. Oh, potrebbe anche essere un effetto placebo, però raga, a me sembra che sta moto sia più complicata da guidare della Ducati non ufficiale. Mega staccatone, attaccato ai freni Ivano Stoner per cercare di azzeccare sta curva. Difatti dicevo, cerchiamo di non allungarci mentre cascavo. Lungo pure qui, proprio lungo, nel senso no che sono andato lungo, sono proprio andato per terra. Stiamo dentro al box Yamaha ufficiale, gli tiriamo le baguette, anche se non so se è francese, cioè mi pare che è francese Quartararo, però insomma noi gli tiriamo le baguette a prescindere perché c'ha il nome un po' francese. Al box, dopo che hanno visto com'era tornata la Ducati ufficiale, mi hanno chiesto di starci attento perché insomma la moto gli servirebbe. Ok, devo dire che questa si guida decisamente più fluido e se va per terra anche molto meglio, nel senso che comunque sia non è che caschi e basta, t'ammazzi proprio. Arriviamo sotto a sto tendone e andiamo a scaricare tutte le marce per arrivare in prima, però stretto stretto qui a chicane, fatta veramente bene sinceramente. In uscita frena un po' troppo, ma cerchiamo di non perdere tutta la velocità,
e arriviamo qui a quella che una volta era curva 2, adesso è diventata curva 4. La moto si piega tantissimo. Comunque devo dire, a parte scherzi, si guida veramente meglio questa qui della Ducati. Però c'ha delle reazioni nervose un po' imprevedibili. Si comporta bene, sinceramente, il gira rotonda rotonda, però a un certo punto c'ha queste reazioni scomposte che te molla così senza che te l'aspetti. È un po' traditrice, diciamo. Sento dire che con questa siamo un pelettino più veloci, però è pure più in famella. Siamo sulla Suzuki ufficiale. Tra parentesi, la Suzuki è una moto per cui c'ho un debole. Andiamo a vedere come si comporta subito sta Suzuki, che mi pare super reattiva nei movimenti, sinceramente. Però un pochettino pure questa, non è che c'ha dei super freni, no? Sarò io che freno male, che devo dire, ragazzi. Comunque freno col freno davanti, col freno di dietro, col freno con i piedi, metto i piedi per terra, scalo giù tutte le marce, pure questa continua a andare dritta. Però riveni su, è veramente un missile. Quindi nei cambi di direzione dovrebbe essere rapidissima, secondo me, questa qua. Bene, qui alla chicane, stretto stretto. Prima dentro, arriva qui sopra il rampino. Gira bene stavolta. Devo dire che sta Suzuki c'ha veramente un bel feeling, ragazzi. Con la moto non mi trovo male, sinceramente. Assolutamente, anzi. Eccoci nel box Aprilia. Come sapete, so tifoso Aprilia e MotoGP. La prima stagione fatta l'anno scorso su MotoGP 21 è stata fatta in Aprilia, quindi zanzare pure su MotoGP a rompere i coglioni. Quindi qui ci mettiamo un po' di cuore, perché sarebbe bello fare un bel test qui in Aprilia e ritrovarsi sull'Aprilia ufficiale. Lui giustamente però prende e fa la long lap penalty senza che gli ha chiesto nessuno. Che però mi dà l'idea che sta moto già per girarla, ecco appunto. Ma tra il fatto che freno sempre allo stesso punto e il fatto che invece fermo sempre allo stesso punto, c'è stata differenza che le moto hanno comportamenti veramente tanto diversi tra loro. E purtroppo mi tocca dire che sta Aprilia non frena, non gira, ma ha anche dei difetti. Maledetta zanzara. Bene così a curva 1 Ivano. Incredibilmente bene anche qui la chicana, anche se devo anticipare tantissimo le frenate, raga, perché come ho detto sta moto non gira. Ora il problema è che se durante il giro veloce te prude il naso, che fai? Ti gratti col microfono e vai per terra, porca. Qui addirittura siamo andati lunghissimi, da una gira sulla collina a casa di quello che sta abita sopra il tracciato. Con questa moto non riesco a girare, ragazzi, non c'è niente da fare. Eccoci nel box Honda, una delle ultime possibilità per Ivano di fare una bella figura. Prima staccata, addirittura metà prima, che qui in realtà non è che andrebbe benissimo, perché sarebbe una curva da fare almeno in seconda. Però nel tentativo di fermarla andiamo un po' lunghi. Seconda chicane è già meglio. Allora, sta moto è diversa da tutte quelle che ho guidato finora, perché il suo essere così reattiva me la fa diventare parecchio ostica da controllare. Va un po' dove gli pare a lei, si muove su tutta la carreggiata della pista. Bene, qui vanno stoner. No, perché per terra? Queste zanzare mi hanno rotto. Ah, t'ho preso, brutta. Ultima moto da testare, la KTM. Molto bello il sound, ragazzi. Un po' sta bene l'ultima curva qui, cioè la penultima curva, poi anche l'ultima, sinceramente. Penso che siano la volta che l'ho fatta meglio quelle due curve. Chissà se mi riesce pure nell'ultimo giro. Vediamo se stavolta riesco a farla girare. Ok, meno male, ci sono riuscito. Iniziava a preoccupare che dovevo fare manovra come col camper. Bene, anche qui stretto stretto. Rischia un po' danno per terra. Secondo me ho appoggiato pure più che il braccio alla carena per terra. Però va bene così. Bene, ancora curva 1. Abbiamo benzina per fare un altro tentativo. Vediamo se riusciamo a fare un giro valido a sto punto. Riapre il gas subito in uscita. Cambio di direzione. La moto è molto rapida nei cambi di direzione. Però sinceramente mi sembra pure molto stabile. Peccato che qui abbiamo allargato. Peccato che abbiamo allargato pure qui. Stiamo a fare un'altra pista.
Vorrei provare a fare una sessione dei test, una sessione di prove libere insieme all'IA al livello solito a cui giochiamo, cioè 70, per vedere come ci comportiamo. Buono così, Ivano. Andiamo a chiudere con un buonissimo quinto posto, clamoroso, raga, sempre calcolando che abbiamo fatto pure degli errori. E questo è un risultato che dopo praticamente 40 minuti di insoddisfazione e tragedia ci dà un po' di soddisfazione e potrebbe anche essere un risultato che potrebbe convincere KTM a puntare su di noi. Beh ragazzi, le prove si sono concluse e come vedete alla fine il nostro Ivano Stoner si è qualificato sesto con 1.32.6 a 4 decimi da Johan Mir, ma soprattutto è la prima delle KTM. Io mi sono molto divertito a fare sta prova, fatemi sapere che ne pensate, se vorreste vedere il nostro Ivano Stoner che viene promosso subito alla MotoGP o continua la sua carriera in Moto3. Io spero che questo video vi sia piaciuto, abbiamo analizzato un po' tutte le differenze tra le moto e vi devo dire che sono veramente tante, sia a livello estetico ovviamente, ma anche a livello di guida c'hanno tutte delle caratteristiche molto diverse, quindi quando dovete scegliere con quale moto fa la vostra carriera vi consiglio di provarle tutte per vedere quella che si adatta meglio al vostro stile di guida. Detto questo, io vi ringrazio come al solito del tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.